Siamo giunti al termine del ciclo dedicato alla vita di coppia. Ci ha accompagnati in questo percorso il mediatore familiare Antonio Vigone. Benvenuto. Buonasera. Anche qui con noi per l'ultima puntata di questo ciclo, come dicevamo. E oggi vogliamo dedicare ampio spazio, ovviamente, alla coppia, ma in modo particolare dando dei suggerimenti. E li abbiamo suddivisi in dieci, quasi certo. come dieci comandamenti, dicevamo anche a telecamere spente. Eh, un, una sorta di decalogo per la certo. coppia, insomma, finché ci sia la buona riuscita. Esatto. E allora, sono dieci consigli, mm, perché ovviamente dopo il fidanzamento, nel primo periodo del matrimonio, magari anche nei preparativi, c'è la luna di miele, tutti eventi certo. positivi, pieni di entusiasmo da parte della coppia, però poi a un certo punto, nel momento in cui si va a vivere insieme, comincia la solita routine. Tutti argomenti che abbiamo poi trattato in queste puntate. Esatto. Con annessi problemi, difficoltà da superare ostacoli, e però ovviamente c'è anche un modo per ovviare o comunque superarli questi certo. ostacoli. E allora partiamo da questo decalogo e dal primo termine che tu hai scelto, quello della casa. Sì. Allora perché eh, questi consigli e non altro? Ecco. Per un semplice motivo, perché comunque sono argomenti che abbiamo trattato nel corso. Del, dei nostri incontri e ogni qualvolta arrivavamo alla conclusione di un argomento tu Anna Maria mi chiedevi un consiglio. Mm -hmm. Quindi io ho pensato bene che proprio per concludere di elencare questi dieci consigli che poi sono eh, non sono soltanto dieci ma ce ne sono tanti altri. Ho eh, soffermato la mia attenzione soprattutto su questi dieci consigli proprio perché sono quei consigli che servono proprio nell'immediato alla coppia. Partiamo proprio dalla casa, dicevi giustamente. Perché la casa? Perché la casa è il luogo dove la coppia si ritrova, è il loro nido d'amore in un certo senso. Di conseguenza la scelta dell'abitazione, dell la scelta della casa, ma anche la scelta dell'arredamento, è qualcosa che deve coinvolgere tutta la coppia. Perché dico deve coinvolgere la coppia? Perché per un semplice motivo: molto spesso si cerca di delegare soltanto alla moglie, o perché non si ha tempo, o perché la donna ha più gusto rispetto all'uomo, o perché semplicemente la donna ha più tempo a disposizione. È anche eh, un po' più difficile la donna rispetto sì. al marito, il marito magari si accontenta, si allora accont lascia fare. Esatto, si accontenta, <ride> esatto, hai detto bene. Però è sbagliato perché è un momento importante per la coppia, perché la coppia in questo momento si, si conosce, conosce i gusti dell'altra persona è il momento per far valere anche le proprie idee, per far valere i propri gusti. Quindi eh, non dobbiamo dimenticare poi che la casa è il luogo dove la coppia insieme vivono in, in quel determinato luogo. Quindi è giusto che le scelte vanno fatte insieme. E quindi è il momento dove la coppia necessariamente si deve incontrare, si deve eh, confrontare. Quindi questo confronto deve essere un confronto positivo. Io dico sempre alle coppie che in questa fase devono evitare di far intromettere le famiglie di origine, per un semplice motivo, perché poi si può essere, si può, uh, essere influenzato o da una persona, quindi dal genitore della mamma, o si può essere anche influenzati dal, dalla mamma del, del marito. In questo caso non facciamo nient'altro che creare dei grandi polveroni, da questi polveroni non se ne esce più se non con una vera e propria discussione, con dei litigi molto violenti che possono compromettere seriamente il matrimonio. Quindi è la coppia che deve eh, occuparsi sia della scelta dell'abitazione che dell'arredamento. Quindi la, lasciate a casa suoceri i genitori altro. perché eh, è la coppia che deve scegliere tutto l'arredamento, i complementi I d'arredo, essere... perché è anche un bel momento questo in cui certo, si va in giro, insomma, esatto. cercare, Per chi ha la fortuna di poterla mettere su una casa certo. così, insomma. I genitori devono essere semplicemente informati. Mm -hmm. E basta, informati. Magari, ecco, aiutare i propri figli economicamente a mettersi su casa, questo sì. Questo sì. <ride> Va bene. Passiamo al secondo punto, eh, che è appunto quello dei soldi. Perché i soldi? Allora, eh, la coppia da subito, ma proprio da subito, deve scegliere se eh, avere due condi separati, quindi uno intestato al marito, uno intestato alla moglie. Magari oppure, prima di sposarsi. Sì, questo Sarebbe è decisamente meglio, mm -hmm. sì oppure se avere un conto cointestato. Perché questo? Per evitare eh, spiacevoli equivoci, eh, perché entrambi, marito e moglie, devono contribuire eh, all'andamento familiare dal punto di vista economico e quindi anche in questo caso è qualcosa che coinvolge la coppia. O, ovviamente ognuno deve contribuire in base alle proprie capacità. Questo che significa che, se io guadagno, faccio un esempio, 3.000 euro, contribuisco per 1.000 euro, no? È normale che il mio, eh, il mio salario io, eh, serve proprio all'andamento del, della casa, della famiglia, però è anche vero che dall'altra parte deve contribuire alle spese economiche o a tutto ciò che serve per la casa. comunque dei senso. figli. Esatto. Eh, poi ci sono altri problemi che vanno superati proprio grazie ai soldi, purtroppo. tipo può essere un mutuo per certo. comprare una casa, le giovani coppie sono davanti esatto. a questo. quindi puoi eh, saper eh, scegliere anche delle spese, quindi dicevi giustamente il mutuo dell'abitazione dell o anche per quanto riguarda, può essere anche un prestito per, mm. eh, per i mobili, per l'arredamento, cioè tutto ciò che serve appunto al, eh, dal punto di vista economico per il fabbisogno della famiglia. Quindi anche i figli, sì. l'educazione dei figli. Mm, tu, che sei mediatore familiare, questo lo ricordiamo sempre, eh, ti sei ritrovato sicuramente davanti delle coppie anche con, eh, che avevano problemi scaturiti proprio dal fattore economico. Sì. Cosa consigli? Un conto cointestato oppure conti separati? E quindi andando avanti così forse si evitano diversi problemi più in là in futuro, allora, speriamo parto... sempre che non ce ne siano. Io parto sempre dal presupposto che la coppia deve condividere tutto e quindi io sono per il conto cointestato, perché comunque avere due conti separati si può, a volte può tornare utile, però eh, come dire, quasi voler sottolineare questo è mio ed è soltanto mio. Mentre un conto cointestato significa condividere tutto, comunione cioè in tutti comunione, esatto, comunione non soltanto dal punto di vista economico, ma una comunione a 360 gradi. Quindi eh, io consiglio sempre un conto cointestato perché sta a indicare proprio questa comunione che ci deve essere all'interno della coppia, questa condivisione. Cioè, il lavoro di uno, il, il salario di una persona è un salario che è, deve servire al far bisogno della famiglia, quindi non è un, sal, un salario che deve servire soltanto a soddisfare le mie, eh, le mie necessità e i miei bisogni, ma deve servire a salvaguardare il bene della famiglia. Quindi in questo inseriamo, come dicevamo anche poc'anzi, i figli, tutto ciò che serve al, uh, ai bambini, uh -huh. tutto ciò che può servire per la scuola, tutto ciò che può servire per il tempo libero e così via. Come disse qualcuno, quel che è mio è mio, quel che è tuo è anche, è anche mio. mio esatto. <ride> qualche coppia può soffrire di questa frase. Insomma è meglio condividere, condividere e tenere tutto sì. in comune perché così si evita davvero mh, tantissimi problemi. Ma anche perché poi c'è proprio quel senso di, di comunione, cioè, quel, cioè si vede proprio che la coppia condivide tutto. Cioè condivide l'aspetto economico ma condivide i sentimenti. Cioè io trovo proprio una... Eh, come dire, un controsenso, condividere i sentimenti e non condividere l'aspetto economico. Mm -hmm. Cioè, se io voglio condividere tutto con questa persona, condivido tutto, non posso scegliere questo mi piace, quindi lo voglio condividere con te, quest'altra cosa è soltanto mia, quindi resta soltanto mia. No. La condivisione deve essere una condivisione totale. Poi quando si parla di soldi, soprattutto oggi che c'è crisi per tutte le famiglie, è bene anche mettere un gruzzoletto da parte certo. e quindi insomma andare avanti con quel che resta suddividendo le spese esatto. e tutto il resto. Um, All'interno della coppia ovviamente c'è bisogno di mediare, perché Molto. non si è più due persone singole, si diventa una persona sola, si è in due, però pur essendo la stessa carne e quindi c'è bisogno di mediare infatti la terza parola di questo decalogo è mediazione esatto. in che senso Antonio la mediazione è importante all'interno della coppia cioè bisogna saper mediare all'interno della coppia bisogna saper mediare con la persona che si ama quindi può essere il marito può essere la moglie bisogna saper mediare cosa molto importante e fondamentale con le famiglie di origini eh, io mi voglio soffermare proprio su questo aspetto perché se non c'è una buona mediazione con le famiglie di origine diventa estremamente difficile poter portare avanti poi un rapporto di coppia perché se diamo molto spazio alle famiglie di origine oppure se ascoltiamo tutto ciò che, tutto ciò che ci viene detto dalle nostre famiglie di origine oppure... Se non riusciamo a capire o a interpretare il pensiero o anche se una semplice parola che ci viene detta dalla mamma o dalla suocera, eh, succedono veramente delle discussioni all'interno della coppia e chi paga le conseguenze è la coppia. Quindi un bravo marito, una brava moglie deve riuscire a mediare proprio, cioè a capire. Eh, quali sono le motivazioni? Devi riuscire a capire quali sono le esigenze, quali sono i bisogni, devi riuscire a capire come e quando intervenire. A volte ci facciamo prendere molto dalla. Eh, dalla voglia immediatamente di intervenire, ci facciamo prendere ehm, voglio dire anche dall'autostima ehm, dall della persona stessa, ecco cioè, meglio, dall'orgoglio della persona. Mm. Quindi sono una persona molto orgogliosa, eh, mi è stato detto questo, quindi io immediatamente devo, risp devo rispondere a questo che mi è stato detto. Insomma, diciamo più. che in poche parole allora, bisogna arrivare a dei compromessi. La mediazione, la mediazione non serve nient'altro che a snellire la comunicazione, non serve nient'altro che a fare un sano, una, una sana scelta di ciò, del messaggio e quindi riuscire a capire effettivamente cosa l'altro mi, mi vuole dire, a capire quali sono effettivamente le, i bisogni e le necessità dell'altro. A volte se non riusciamo a fare una sana mediazione ci troviamo dinanzi a un vero e proprio conflitto, un vero e proprio muro contro muro che poi diventa difficile poter superare. Quindi l'ideale è trovare compromessi e costruire magari nuove regole insieme. Per cambiare anche le abitudini di vita, visto che ormai si vive esatto. sotto lo stesso tetto. Il termine compromesso non ci deve trarre in incano. Mm. Il termine compromesso non va inteso in senso negativo, ma il termine compromesso va inteso in senso positivo, perché io, grazie alla mediazione, riesco a raggiungere un compromesso. Questo compromesso mi serve per superare una determinata situazione, per superare un determinato ostacolo. Quindi ecco, il termine compromesso serve alla coppia per superare degli ostacoli. Questo non significa accetto passivamente le idee dell'altro, accetto passivamente quello che mi è stato detto. No, significa semplicemente che ehm, vado oltre, mm -hmm. cerco di capire, cerco di comprendere l'altro e cerco di andare oltre. E da persone intelligenti, esatto. da mature, insomma consapevoli. Se tutto questo non dovesse avvenire, ovviamente si arriva a litigare. Esatto. E la quarta parola di questo decalogo è proprio il litigio. È, è normale litigare all'inizio del matrimonio? È anche normale litigare un po' più in là, certo. dopo che passano diversi anni? È normale litigare sempre. <ride> È normale litigare all'inizio del matrimonio, è, è normale litigare prima del matrimonio, durante il matrimonio. Perché importante è importante litigare? Perché attraverso il litigio eh, io riesco a capire l'altro, riesco a conoscere l'altro a 360 gradi. L'abbiamo detto più volte: attraverso il litigio riesco a dire cose che in altre situazioni non avrei mai dette. Quindi riesco a capire realmente quali sono le, le idee, qual è il, il, non soltanto le mie idee, ma riesco a capire anche quali sono le idee e le esigenze dell'altra persona. Quindi il litigio deve essere reso come qualcosa di costruttivo, ma è distruttivo. Quindi il litigio deve servire alla coppia. Come si fa a litigare senza alzare eh, degli, eh, delle barriere? È semplice, comunicando. Noi siamo abituati a litigare semplicemente a eh, quando si litiga urliamo. Chi più alza la voce è più, è, è più forte, la persona è più forte, in realtà non è così. Chi alza la voce o ancora peggio, chi poi arriva anche a usare violenza all'altro durante il litigio è quella persona che non ha nulla da dire, è quella persona che non ha idee, è quella persona che non sa comunicare. Il litigio va inteso semplicemente come una sana comunicazione, cioè in questo momento che posso essere anche arrabbiato, questo non significa e non vuole giustificare i miei atti di violenza, posso essere arrabbiato ma posso essere arrabbiato ed esprimermi con le parole. Quindi in questo momento è il momento in cui io mi esprimo liberamente, è il momento in cui io faccio, ehm, manifesto il mio pensiero, manifesto la mia idea e quindi mi presento realmente per quello che sono. Però ricordiamo anche alle coppie che hanno figli di discutere anche animatamente senza arrivare ovviamente a situazioni insomma, peggiori, però tenendo lontani i bambini o certo. comunque cercando di farlo quando i bambini non ci sono. Esatto, sì. Questo sarebbe sempre da evitare. Quinto comandamento, accettatevi alle coppie che ci seguono. È inutile, le persone, i nostri partner non si cambiano, non cambiano soprattutto. Sono quelli che abbiamo sposato, è inutile quindi pensare di sposarli e poi cambiarli. Non esiste. No, è umanamente impossibile una cosa del genere. Eh, Perché qualcuno lo fa. Non ci credo. Non ci credo. <ride> Qualcuno lo dice, ne abbiamo parlato anche spesso. Adesso me lo sposo sì. anche se ha questi difetti, tanto poi lo cambio. No. Effettivamente poi non si cambiano, infatti i problemi restano. Restano e di, non è, è impossibile avere la presunzione di dire io posso cambiare la persona che ho sposato, la persona che amo. Uh, ci possiamo illudere, questo sì. sì. Ci possono essere delle parentesi, delle lunghe o delle corte parentesi, va bene anche questo, però la persona non cambia. Quindi io devo accettare l'altro per quello che è, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Eh, Se qualcosa anche, non va, da subito meglio parlarne quindi, certo, e chiarirlo. Certo. Uh -huh. eh, I problemi vanno affrontati da subito, cioè se c'è qualcosa che non va io devo chiarire immediatamente, non devo aver paura di, eh, di espormi in un certo senso, non devo aver paura di chiedere spiegazioni, non devo aver paura di eh, manifestare la mia idea, di manifestare la mia volontà. Il rapporto di coppia, l'abbiamo detto tante volte, non è una gabbia, il rapporto di coppia deve essere qualcosa di sincero, il rapporto di coppia è qualcosa... Che mi porta anche alla libertà può sembrare un paradosso per, per alcuni ma in realtà non è così quindi io devo accettare l'altro per quello che è non devo avere la presunzione di voler cambiare l'altro a tutti i costi l'altro non cambierà mai anche e perché poi, se ci si è innamorati esatto, qualcosa di buono ce l'ha se quella persona ha catturato la mia attenzione mm. perché probabilmente proprio quel difetto mi ha colpito in modo particolare perché dopo dieci anni, vent'anni, dopo un anno, dopo due anni lo voglio cambiare? Per quale motivo? Allora lì mi devo porre questa domanda e devo capire se dietro questa domanda c'è qualcos'altro. Allora, se c'è qualcos'altro, devo fare un esame di coscienza e capire se effettivamente il sentimento che provo nei confronti di questa persona è un sentimento vero, leale, oppure è semplicemente stato un momento, una parentesi, dove adesso questa. Questa passione, diciamo così, è passata e cerco di cambiare questa persona secondo le mie necessità e i miei bisogni. Ecco, hai ricordo citato sempre, passione. Ricordo sempre, sì. non possiamo cambiare una persona perché io dall'altra parte ho un essere, ho un'identità ben formata una persona, un essere che ha dei sentimenti, che ha delle emozioni, quindi io non posso avere la presunzione di cambiare quei sentimenti, di cambiare quelle emozioni. Eh, poi ci dicevi anche in diversi altri incontri, si cambia comunque in maniera naturale durante il percorso certo. della vita, quindi ecco magari poi il cambiamento può essere, avvenire esatto. in, in contemporanea oppure qualcuno esatto. ci può arrivare prima, qualcuno un po' dopo. Perché poi ci possono essere anche fattori esterni uh -huh. che possono portare a cambiare la persona, oppure si può anche cambiare dopo un cammino fatto insieme, ma è diverso dall'imperativo categorico che mi dice io ti voglio cambiare necessariamente o cambi o non andiamo d'accordo. No, non andiamo d'accordo. <ride> Quindi, chiaro, è molto chiaro. E citavi prima la passione. È ov ovvio che passati i primi mesi di euforia, di, di entusiasmo, di passione tra la nuova casa, il matrimonio ben riuscito, le, cene, le prime cene con gli amici, il rivedere ecco, magari le foto del matrimonio, che comunque... Mm, rivedere tre, il filmino 3, 4, 10 volte. Uh -huh. eh, questo fa bene, ovviamente, però non si può fare questo per tutta la vita, quindi subentra anche la routine quotidiana. La cosa da evitare è proprio questo, perché probabilmente la cosa più triste è che dopo la prima parentesi della prima settimana, dove in questa prima settimana si fanno tutte queste cose... No? Antonio non sarà solo una settimana, sarà anche un po' di più. Insomma, il momento, Io più, momento bello dura, dura parecchio. Me lo auguro. <ride> Addirittura una settimana ci sembra poco. 15 giorni, 20 giorni. <ride> dopo questi 15-20 giorni... Uh, dobbiamo evitare di entrare immediatamente nella quotidianità, o meglio, dobbiamo evitare di entrare nella quotidianità sempre. Uh, la vita matrimoniale deve essere una continua scoperta dell'altro, deve essere una continua ricercare appunto, ricercare qualcosa nell'altro. Io non posso anche qui avere la presunzione di dire io conosco l'altro a 360 gradi, conosco mia moglie a 360 gradi, è impossibile. È impossibile perché ogni giorno ci sono delle situazioni diverse, ci sono delle motivazioni diverse. Queste situazioni, queste motivazioni eh, portano un cambiamento nella persona, quindi questo cambiamento io lo devo avvertire, lo devo percepire, lo devo fare mio, quindi devo entrare poi in sintonia con questo cambiamento. Quindi ci rendiamo conto che vivere una vita a fianco di un'altra persona è insufficiente, non mi basta. Quindi perché cadere immediatamente nella quotidianità o nella rituina di coppia, argomento che abbiamo anche trattato, uh -huh. cioè fare sempre le stesse cose. Sì, la mia giornata è scandita dal lavoro, dalle faccende di casa, è, è da accudire i, i, i figli, va benissimo, però poi ci sono tanti altri aspetti che devono subentrare una cena all'improvviso oppure un'uscita all'improvviso non programmata oppure eh, avere un, regalo senza, un regalo senza motivo, un biglietto nell'agenda, ci sono tanti motivi, poi lo vedremo successivamente, mm -hmm. dove ci mettiamo in gioco e dove in un certo senso stupiamo anche l'altro. Allora, l'elemento fondamentale è proprio questo, cioè noi dobbiamo stupire l'altro. Questo è un altro punto, però esatto. magari lo andiamo ad approfondire dopo. Dopo aver approfondito il settimo punto di questo decalogo, eh, che parla di indipendenza. Perché quando ci si sposa, ci molti, forse soprattutto gli uomini, pensano di essere ormai ingabbiati. Esatto, questo è un problema. questo mito. No, non, non, non è così. Sia, siamo tutti liberi. <ride> chi decide di sposarsi, chi decide di non farlo. Ovviamente nella coppia è bello anche godere di questa indipendenza. Certo. Che significa? Allora, l'indipendenza significa semplicemente che eh, ognuno all'interno della coppia deve conservare quei momenti di libertà, che poi sono quei dei momenti di libertà relativi, perché comunque quel momento poi viene portato all'interno della coppia e quindi automaticamente c'è la condivisione di quel momento. Facciamo un esempio. Se il maschietto è abituato alla famosa partita di calcetto, il famoso venerdì sera, non c'è nulla di strano. Non c'è nulla di strano. Così come se la moglie, se è, la moglie è abituata esatto. ad uscire con il... Se il famoso martedì vuole uscire con le amiche per fare shopping, che benvenga. I giorni sono stati scelti, a a caso. scelti al caso. <ride> che benvenga. Allora, in questo caso c'è una sana condivisione mm -hmm. del tempo una sana condivisione del tempo libero, quel tempo libero che poi viene condiviso dalla coppia, cioè come è andata la partita di calcetto, come è andato lo shopping, A chi, con chi ti sei incontrato, cosa avete detto, cosa avete... Cioè, è un momento di condivisione e quindi di conseguenza io non entro nella routine quotidiana. Perché comunque quel momento mi porta una novità all'interno della coppia. Magari senza esagerare con le domande, perché no. potrebbe sembrare Ma un controllo. Incontri anche, una, incontri anche un amico di vecchia data. Sai, ho incontrato Luigi che non vedevo da tre certo, anni, ho incontrato Margherita Grita che mm -hmm. non vedevo da quattro anni. Come va? Cosa fa? Di cosa si occupi? Allora è un momento di condivisione. Questo momento non fa nient'altro che rafforzare la coppia. E questo è so soprattutto utile per evitare la routine, perché certo. stando sempre insieme ovviamente alla routine non si può fare a meno. Invece in questo modo si ha da raccontare, magari a cena esatto. o davanti la coppia, ai bambini. La coppia non è chiusura in se stessa. Uh -huh. La coppia si deve aprire agli altri, la coppia si deve aprire al mondo esterno. La coppia deve entrare in relazione con altre coppie. Così facendo, la coppia non fa nient'altro che. Ampliare le proprie conoscenze. Quindi c'è un vero e proprio scambio di idee. Quindi quello che probabilmente per me era una cosa assurda, o secondo me ero l'unico a soffrire a causa di quel problema, mi rendo conto che il mio stesso problema. È un problema che è presente in altre due, tre, quattro, dieci coppie, quindi mi rendo conto che non sono l'unico a soffrire per quella situazione, ma ci sono altre dieci coppie che soffrono come sto soffrendo io. Quindi c'è condivisione e questa condivisione mi aiuta ad accettare il problema. E poi, ecco, mandando un marito a vedere la partita o a giocare a calcetto con gli amici, si ha sicuramente la certezza che si sfoghi lì, magari certo. sul campo di calcio, quindi non si sfogherà a casa, certo. resterà molto più calmo, gli si può chiedere qualsiasi cosa e quindi andrà meglio. Ecco, anche magari qualche consiglio così furbetto possiamo certo. darlo. Poi magari noi diamo, io darò un consiglio alle donne e tu lo darai agli certo. uomini e viceversa. Veniamo all'ottavo punto di cui abbiamo già accennato, abbiamo già parlato, sorprendetevi. Esatto perché ogni giorno magari ecco, facendolo con un pensiero, un piccolo pensiero, un bigliettino, una telefonata inaspettata, eh, un regalino può far bene alla coppia. Esatto, non dobbiamo aspettare alle feste comandate o al compleanno, all'anniversario, che poi puntualmente eh, dimentichiamo il compleanno, dimentichiamo l'anniversario. È un problema più maschile forse. Sì, sì. diciamo <ride> che è un problema prevalentemente maschile. <ride> Però voglio dire, al di là di questo... Ogni giorno è un giorno speciale, quindi io parto dall'idea che se una persona eh, passeggiando per strada eh, si sofferma dinanzi ad una vetrina, vede un oggetto e quell'oggetto eh, gli, gli ricorda in un certo senso la moglie, e quello già è un momento dove io ho dedicato del tempo. Quindi, il guaio è che l'uomo non pensa molto, non si sofferma molto a pensare, almeno questa è la lamentela di tante mogli, di tante donne. Io penso che probabilmente l'uomo è stanco di pensare perché non viene, il pensiero dell'uomo non viene condiviso dalla donna. Allora questa mancanza di condivisione ha portato l'uomo a non pensare più alla propria donna. Mi spiego. Probabilmente, facendo puntata. probabilmente nel momento in cui l'uomo si è sentito sempre dire no cosa fai? È sbagliato, non è gusto, non ne fai una buona. Tutti questi no hanno portato l'uomo a rassegnarsi, a dire vabbè tanto, oramai può essere anche l'oggetto più bello, più costoso, mi dirà sempre che ho sbagliato, lasciamo perdere. Questo forse è vero. Allora, io consiglio alle donne di dire un pochettino, anche se quell'oggetto non ci piace, non ci sopporta, però diciamo, ma oggi sei stato più bravo rispetto all'altra volta. Però è anche strano Parlare. che l'uomo non capisca la propria moglie, i gusti della propria moglie, dopo magari tanti anni addirittura ci si sta insieme. Questo è anche vero, però probabilmente io dico anche che la donna non si è fatta conoscere bene. O oh, c'è cioè proprio a livello di base. L'uomo non, non è molto attento, l'uomo non è molto attento perché a volte la donna manda tanti messaggi, mm. l'uomo non li accoglie, non, non è in grado di raccoglierli tutti, ma non perché non ci arriva, perché proprio è preso da tante cose. Quindi eh, a volte la donna è molto esplicita, quindi dice guarda quello mi piace, e quindi allora la persona è intelligente e poi va e lo acquista. Però molto spesso la donna, sì è vero, manda tanti messaggi, però è anche vero che noi dobbiamo apprezzare il gesto. Cioè, io parto sempre dall'idea che io non devo apprezzare neanche l'oggetto, ma devo apprezzare il tempo che ho dedicato per acquistare quell'oggetto. Allora questo già è importante: è già un grande dono. Se vogliamo, il famoso oh, mazzo di fiori, il famoso mazzo di rose, no? Ottiene sempre successo, però, dal mio punto di vista è qualcosa di sterile in un certo senso. Perché è normale, vedi lì, acquisto un mazzo di rose, non me ne vogliono i fioreali. Eh, acquisti un mazzo di rose e basta, è finito lì. Quanto tempo è dedicato? 5 minuti, 10 minuti al massimo. Invece, andare alla ricerca di un oggetto, che può essere anche brutto, Uh, significa che tu hai dedicato del tempo a quella persona, quindi hai pensato a quella persona, cioè, vabbè, però che hai fatto? Mi hai acquistato qualcosa che a me non serve, qualcosa di brutto. Sì, può essere anche vero, però è anche vero che ho dedicato del tempo, quindi in tutto quel tempo tu sei stata la persona che ha occupato la mia mente, quindi dobbiamo apprezzare più che l'oggetto il tempo che ho dedicato a quella persona. Ti posso assicurare che tantissimi litigi e discussioni sono scaturiti proprio da Lo questo, so. da questo grande problema. Mm, vabbè, insomma, eh, consiglio diciamo, fondamentale è pensare, fermarsi un attimo, pensare alla propria moglie e quindi sì. sicuramente arriva il, il, il suggerimento, l'idea giusta per il regalino. Allora, il consiglio che posso <ride> dare agli uomini che in, quando, ci sono, quando si avvicinano delle occasioni importanti, ripeto, come gli anniversari, i compleanni, le feste comandate, devono fare molta attenzione a quello <ride> che le mogli indicano oppure di volta in volta i messaggi che trasmettono. Quello già è un buon punto di partenza. <ride> ok, giusto. Si può sbagliare anche in quel caso, però si sbaglia al 50%. <ride> Perfetto. E veniamo ad un altro punto, il nono, condivisione. È normale che con il passare degli anni, l'arrivo dei figli tende ad affievolirsi, lo abbiamo già detto, la passione o comunque anche certo. la possibilità di stare insieme da soli. L'ideale sarebbe crearsi degli spazi. Esatto. Eh, bisogna condividere del, degli hobby, bisogna condividere eh, che ne so, lobby per l'arte per la per musica, ballo. per il ballo. Quindi sono dei momenti dove la, la coppia dedica soltanto a se stessa, cioè andiamo a vedere, un, andiamo ad ascoltare un concerto, andiamo a vedere una mostra oppure andiamo a ballare insieme. Ecco, solo in questo caso sono gradite le presenze dei nonni. Sì, mh, utili questo, diciamo. Esatto, in questo caso sì. Però poi perché ci abbiamo sono... sempre detto, non per altro, ma perché abbiamo sempre detto che insomma eh, i figli è bene che stiano più... Con i genitori. Molto più tempo con i genitori anche per via dell'educazione esatto. e tutto il resto. Queste sono delle occasioni dove esattamente i, i nipoti possono stare appunto con i nonni. E dove la coppia in un certo senso non dico che ritorna a vivere, ma si dedica soltanto al ruolo di coppia. Mentre quando si è a casa c'è il ruolo di coppia, ma il ruolo di coppia viene in un certo senso superato dal ruolo del genitore. In questi momenti la coppia è solo coppia. Quindi c'è una maggior condivisione appunto all'interno della coppia stessa. Ecco, magari un suggerimento che possiamo dare alle coppie che non hanno la possibilità di avere i nonni vicini eh, o per altri motivi, pu si può anche fare uno scambio tra, certo. tra coppie. Ecco, magari tra una sera esatto. tiene una coppia di amici i propri figli esatto. insieme a quelli degli altri e così... Non insomma, significa si necessariamente fare le ore piccole, eh. cioè, certo. Mh. Ascoltare un concerto oppure. Ci si può scambiare questo favore certo, ecco, a, certo. a vicenda: una sera per una coppia e una sera per l'altra. Ultimo punto a me è quello che piace di più, è quello che parla di complicità. Esatto. Perché secondo me, ma penso poi è venuto fuori anche da questa serie di incontri, nella coppia se c'è complicità, certo. non c'è nessun altro tipo di problema. Si riescono a superare tutti i problemi. La complicità significa che io Penso con la mente dell'altro. Quindi essere complice si, esatto, anche significa anticipare le mosse dell'altro, essere complice significa che già con uno sguardo ci siamo capiti eh, e quindi siamo complici in tutto, siamo complici logicamente nei sentimenti, siamo complici nella quotidianità, siamo complici nelle cose materiali di tutti i giorni. Quindi questo si, proprio nella complicità si vede l'unione della coppia, si vede l'armonia. L'affiatamento. C'è anche l'ironia poi nello certo. stare insieme, no? la bellezza di prendersi in giro in maniera esatto. ironica. Se c'è ehm, proprio questo elemento la coppia, ripeto, riesce a superare qualsiasi difficoltà ehm, economico, a volte anche sentimentale eh, e quindi è una coppia molto molto stabile e logicamente questa stabilità è una stabilità che poi noi trasmettiamo ai nostri figli. Fondamentale, non li abbiamo lasciati da parte, no. perché dopo aver seguito tutti questi dieci punti, sicuramente la riuscita della famiglia, nel, nel, suo, nel senso più ampio del termine, è, è appunto riuscita certo. e sicura. E allora, la bellezza più grande è questa, forse la complicità, però insieme a tutti gli altri punti che abbiamo trattato, diversi sono stati i nostri incontri, abbiamo parlato, ci sono state anche puntate un po' tristi, incontri un po' tristi, sì. dove gli argomenti erano inevitabilmente tristi, esatto. perché poi insomma si arrivava anche la, a decisioni negative da prendere. La cosa bella della coppia è proprio questo, che ci sono momenti belli e momenti tristi. Se c'è la complicità noi riusciamo a superare questi momenti tristi. È la vita, in un certo senso, è la vita, è la quotidianità. Noi ogni giorno ci troviamo dinanzi a situazioni allegre, a situazioni tristi. Poi dipende eh, dalla persona superare queste situazioni. Superare una difficoltà da solo è molto difficile. Superare una difficoltà con a fianco una persona e una persona che ti ama che tu a tua volta ami è molto più semplice. E allora, abbiamo dato questo decalogo per affrontare la vita di coppia nel modo migliore, speriamo sia stato utile a chi ci segue da casa. E anche la nostra sigla, se la ricordate, adesso avremo modo di vederla perché chiuderà questo nostro spazio. Vede, fa vedere una famiglia felice e poi a un certo punto. Esatto. Eh, di spalle mh, divisi da un muro comunque insomma non tanto felici e poi conclude la sigla in maniera mh, positiva con esatto. l'immagine di una bella famiglia che torna ad essere tale è la vita, è la vita di coppia è la vita, è di, la coppia. vita di coppia <ride> e allora grazie Antonio, grazie, grazie a te a per eh, averci accompagnato in queste settimane ovviamente ti ringraziamo di cuore grazie per essere voi. stato con noi e magari chissà un nuovo progetto sarà già nella tua mente per, prossimo, per la Va prossima bene. stagione. Grazie ad Antonio, grazie alla sua famiglia che si è sacrificata per lasciarcelo qua almeno una volta alla settimana. Ringraziamo la moglie e i figli piccolini. Grazie anche a voi per averci seguito.